Siamo qui in questa scuola di Corso Buenos Aires dove tutti i mercoledì si svolgono lezioni di tango argentino. Ho ballato tanti anni, ho fatto altri tipi di danza e avevo smesso da un po' di anni. La musica del tango mi è sempre piaciuta, è una musica che ho sempre sentito dentro, con passione, e allora ho avuto la curiosità di provare anche a ballare e devo dire che mi è piaciuto. Per me era impossibile il tango, era impossibile venire in questo mondo in cui c'è contatto fisico, c'è scambio anche di emozioni. In realtà ho scoperto un mondo fantastico, tant'è vero che il tango è l'unica danza patrimonio umanità UNESCO. Io non ho mai fatto ballo in tutta la mia vita e devo dire che il tango l'ho sentito proprio dentro, è una cosa che mi è uscita proprio spontanea. Sono venuta perché un'amica mi ha detto: dai, facciamo la prova. Io ho detto: ma no, il tango non è per me, non fa per me. Poi sono arrivata e mi ha proprio appassionato, è un ballo bellissimo, ti fa rilassare, sei sempre molto concentrato, è bellissimo. E devo dire che ho sempre avuto una passione per il tango, sin da quando ero abbastanza piccola, a 14 anni, che guardavo i programmi in TV, e perché mi è sempre sembrato un ballo passionale e soprattutto molto intimo. Per imparare bene tango occorrono degli anni. Le dame di solito imparano più in fretta, mentre i cavalieri fanno un po' più fatica. Però alla fine l'impegno viene sempre premiato. Mi consiglio di buttarsi e provare, riprovare. Poi non è così difficile come si pensa. Ballando il tango non penso veramente a nient'altro. È un ballo che chiude completamente il mondo esterno e ti libera completamente a questo mondo nuovo. L'unica danza che ti consente di veramente scendere nei liferi delle proprie emozioni. L'unica controindicazione che ha il tango è che inizi e non smetti mai più.